Si chiama Solidarietà e Volontariato, il progetto lanciato dal Liceo Vico di Sulmona che vede impegnati gli studenti degli ultimi 3 anni di corso. L'iniziativa è inserita nel piano dell'offerta formativa ed è nata qualche anno fa quando la docente Antonietta Sandonato voleva promuovere i valori della pace e della solidarietà nell'ambiente scolastico. Questi valori, ha dichiarato la stessa Sandonato, rischiano di risultare astratti se non accompagnati da un progetto pratico operativo di servizio e di volontariato. Da qui è nata successivamente l'idea di realizzare un percorso di formazione che si snoda in 3 anni. Nel primo si attua l'offerta teorica, nel secondo gli studenti partecipano a uno stage, nell'ultimo anno invece scendono in campo in una realtà più complessa. L'obiettivo ultimo è far crescere i ragazzi proprio sul valore della pace che si costruisce dal basso come frutto di tante esperienze che si possono vivere nel campo della giustizia e della solidarietà. I ragazzi si formano nell'arco dei 3 anni e con incontri formativi e poi piccoli stage nelle associazioni di volontariato. E il progetto culmina nell'ultimo anno, il quinto, con un'esperienza fortissima a Roma, dove si ampliano i loro orizzonti sulle nuove povertà, sulle antiche povertà, e visitano case famiglia e fanno un pomeriggio e una serata di servizio intenso presso i locali della Caritas Monsignor Di Liegro, che stette tra noi negli anni 90 e con il quale ci gemellammo allora, e siamo gemellati anche con l'associazione che prosegue il suo lavoro dopo la sua morte del 98. Le associazioni di volontariato con le quali i giovani studenti si sono misurati sono l'AVULS, Fanta Cadabra, e nella giornata di ieri hanno incontrato una casa di donne e la Caritas di Roma di Monsignor Luigi Di Liegro, che venne a Sulmona nella sede dell'ex magistrale nel 1990. Diciamo che ci ha fatto un effetto particolarmente strano. Strano parlare con queste donne che vivono, diciamo, una realtà sicuramente diversa rispetto alla nostra. Magari ne siamo abituati ai nostri genitori che comunque ci mantengono e tutto, e loro invece si ritrovano con un bambino che non riescono nemmeno a mantenere. E vederli ci ha fatto un effetto bellissimo, soprattutto quei piccoli bambini erano felici nonostante comunque la loro vita non è proprio così facile e così semplice come la nostra. Esperienza bellissima, noi aiutiamo gli anziani e andiamo sia nella casa di riposo che in ospedale. È un'esperienza che consiglio di fare a tutti e che lascia un messaggio molto significativo, perché ci sono delle persone che hanno bisogno, che cercano solo una persona che li sappia ascoltare e per poco li sta vicino. Credo che l'esperienza sia comparabile. Sì, soprattutto quando anche con un semplice gesto li vedi sorridere e ti riempie ti riempie il cuore di gioia, e a volte ti riallegrano anche la giornata. E poi è molto bello quando loro, sentendosi a loro agio, ti cominciano a parlare della loro vita, del loro passato, e quindi anche conoscerli meglio. Come è andata l'esperienza nella Caritas di Roma? Guarda, è stata una bella esperienza, praticamente ci siamo ritrovati in questo luogo in cui ci ha fatto molto piacere metterci a disposizione di queste persone che praticamente non riescono, diciamo, a vivere in condizioni perfette come noi, e diciamo, a me personalmente ha fatto molto piacere aiutarle, e facendo anche capire i valori che, diciamo, nei giorni di oggi, diciamo, penso anche che mancano proprio questi valori di fraternità e di aiuto verso il prossimo.